Ben trovata. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera, allora Assessore, questi 15 filobus, partiamo subito dalla vicenda. Allora, grande, insomma, bella iniziativa quella da parte sua come Assessore della Città in Movimento dei Trasporti Pubblici di Roma e anche naturalmente della Giunta Raggi, ma però già c'è una polemica perché si parla di questi 15 filobus e molti sono rimasti già in panne. Come mai? Quello che ho appreso un paio. Allora, io su questo vorrei essere insomma abbastanza incisiva. Cioè, noi abbiamo recuperato un patrimonio di bus, quindi di filobus, che era fermo da 2 anni. Filobus che sono stati pagati dai cittadini romani, perché non ci dimentichiamo che quei filobus cubano circa 25 milioni di euro, quindi 25 milioni di euro lasciati morti da soli e praticamente a marcire in un deposito ATAC. Quindi io direi che qual è il problema di questa azione? Cioè, bisogna essere criticati per un'azione di recupero che abbiamo fatto fuori dalla città. Io credo che sia assurdo. E credo anche che poi questi guasti possano essere anche fisiologici, visto che appunto chi ci ha preceduto ha preferito lasciare questi bus, questi filobus praticamente inutilizzati, per cui insomma lamentarsi adesso che due o tre filobus possano aver avuto dei danni durante l'utilizzo, dopo che questi filobus sono stati lasciati, ripeto, alla buona in un deposito ATAC inutilizzati per 2 anni, penso che lo scandalo sia più chi ha fatto questa cosa nel passato piuttosto che chi li ha messi su strada. Ecco, però insomma qualche problema lo hanno dato questi filobus da un punto di vista di efficienza, questo intendo. Sì. Allora, il problema è questo, ripeto, era meglio tenerli fermi in un deposito, 25 milioni di euro di filobus spesi e ripeto pagati da cittadini romani, era meglio lasciarli in deposito e non usarli piuttosto che tentare di recuperarli. Non ci dimentichiamo poi che erano filobus comunque che non venivano utilizzati da anni, quindi diciamo, può essere anche fisiologico che questo utilizzo possa poi avere dei problemi all'inizio. Però ripeto, meglio utilizzati, perché il costo veramente di averli fermi lì, buttati da una parte, è ben più alto di quello legato all'utilizzo. Il vantaggio per la città è enorme in questo senso e io credo che veramente chi sta alzando queste polemiche sono persone, quindi parlo di esponenti PD e quant'altro, che evidentemente sono colpevoli loro di non aver in passato provveduto a utilizzare questi bus, che guardare, ogni giorno che non vengono utilizzati è un giorno in cui aggiuntivo, in cui chiaramente hanno delle inappropriatezze tecniche, ecco. Quindi io penso sia arrivato il momento di pensare più al presente, al futuro, piuttosto che come dire, additare chi invece sta facendo qualcosa per la città. Allora, sì, arrivano anche delle domande dei nostri ascoltatori. Allora le chiedono, comunque parlando di mezzi pubblici, perché parlate di due autobus fermi l'altro ieri? Sono stati messi in funzione 15 filobus, ne stiamo parlando. E no, però le fanno i complimenti, perché dicono costano in funzione, considerando che stavano fermi da anni e si stavano distruggendo. Quindi la polemica, se non veniva una Raggi e un 5 Stelle a tirare fuori questi 15 filobus, poi forse ce n'era qualcuno in più. Quelli rimanevano a distruggersi. Arriveranno comunque a 22 nei prossimi mesi. Cioè, io penso sia veramente, ripeto, una questione di eliminare sprechi, di eliminare una cattiva gestione delle amministrazioni precedenti. Scusate, dov'era l'amministrazione del PD quando c'erano questi filobus fermi a Torpagnotta? E cosa hanno fatto per mettere su strada? Niente. E credo quindi che anziché preoccuparsi, ecco, di un filobus che si rompe, filobus, ripeto, inutilizzati anche da loro, penso debbano più forse gestire dei problemi sia interni al loro partito, sia problemi che hanno evidentemente anche con la giustizia e con i tribunali. Ok, questa magari insomma è una polemica che va, diciamo, un po' oltre rispetto a quello di cui stiamo parlando, no? Rispetto al discorso della mobilità. Sì, per carità, però ecco, io dico che le azioni che vengono fatte per la città dovrebbero essere risaltate, anzi questo è veramente un'azione di recupero, un'azione di eliminazione degli sprechi che dovrebbe essere guardata nel senso positivo del termine, non quindi guardando al fatto che un autobus o due ha avuto dei guasti durante le corse. Insomma, questo è veramente un atteggiamento poco propositivo rispetto a tutto il lavoro che l'amministrazione sta facendo anche su temi che sono fermi e immobili da anni. Senta, invece rispetto proprio all'azienda ATAC, ho anche letto insomma di
un suo post proprio sulla sua pagina, comunque, no, che è volta a parlare proprio della trasparenza e legalità che chiedete appunto voi, come anche lei in prima persona, e poi la giunta appunto Raggi rispetto appunto ad ATAC e tutta la vicenda che era legata appunto a Parentopoli. Una riflessione anche per noi in diretta qui su Radio Roma Capitale rispetto appunto ad ATAC. Certo, e guardi, su ATAC sapete che questo intervento rispetto ai licenziamenti, diciamo, è la conseguenza innanzitutto di una sentenza da parte del tribunale penale, quindi che ha condannato due ex amministratori delegati e due ex direttori del personale di ATAC per assunzioni su base clientelare, quindi la famosa Parentopoli. È evidente che di fronte a questo atteggiamento illegittimo e illecito ATAC deve dare una risposta. La risposta sarà quella di licenziare chi non è stato assunto in maniera regolare, senza quindi procedure concorsuali trasparenti, senza anche quindi il rispetto del criterio del merito. Io credo che un'azienda come ATAC possa essere rilanciata, oltre che a un piano di investimenti, a un piano industriale, anche attraverso un abbandono di vecchie pratiche che poi hanno reso l'azienda nel corso degli anni, diciamo, un territorio anche per favoritismo. Questo deve assolutamente essere chiuso come capitolo della storia di ATAC, che invece se ne deve aprire uno nuovo basato sulla trasparenza e anche sul merito, quindi sulla valorizzazione delle risorse sulla base del merito e non sulla base di legami di parentela o di legami di amicizia. Questo credo che questa amministrazione lo debba alla città proprio come una richiesta di ripristino di condizioni di normalità nella gestione di un'azienda e di tutto il poi il trasporto pubblico locale qui a Roma. Senta, invece di qualche giorno fa era una notizia, l'abbiamo avuto anche in diretta qui a Radio Roma Capitale, e il segretario nazionale dei Radicali Italiani e un referendum che i Radicali Italiani vorrebbero lanciare per privatizzare l'ATAC, perché secondo loro, per risolvere i problemi della municipalizzata dei trasporti di Roma, l'unica soluzione per i radicali, naturalmente questa è la loro posizione, è quella di privatizzare l'ATAC. Ecco, lei che cosa ne pensa? Io rispondo veramente con poche parole. Durante la campagna elettorale la sindaca Raggi ha garantito che ATAC sarebbe rimasta un'azienda pubblica e che quindi che il trasporto su Roma sarebbe stato effettuato da un'azienda del trasporto pubblico. La sindaca Raggi ha ricevuto, chiaramente come tutti sappiamo, delle percentuali altissime di preferenze anche sulla base del suo programma elettorale, quindi non vedo proprio quale sia il problema, perché dovremmo avere un nuovo referendum. La cittadinanza romana già si è espressa con le elezioni quando ha votato il programma della sindaca Raggi. Ah, quindi lei dice, insomma, essendo dentro il programma della sindaca Raggi la non privatizzazione di ATAC, c'è cioè già una dichiarazione, diciamo, da parte del cittadino. Il feedback della città già c'è stato. E poi io comunque rimango sempre dell'opinione che un servizio così importante come quello del trasporto pubblico su Roma deve essere garantito in qualche modo da un controllo pubblico, da un'azienda pubblica. ATAC, lo ripeto sempre, è l'azienda di Roma, è l'azienda di tutti i cittadini, e sono convinta che con delle azioni di efficientamento e di risanamento l'azienda potrà tranquillamente svolgere il servizio e essere rilanciata. È chiaro che non è un processo che può avvenire dall'oggi al domani. Qualsiasi azienda, che sia pubblica o privata, per essere risanata deve necessariamente passare per un percorso preciso, quindi un percorso che presuppone anche non mesi ma anni, e quindi lo stesso dovrà effettuare ATAC. Io credo che rispetto al passato quello che si sta cercando di fare, che si sta anzi facendo, è porre in essere delle azioni sia per incrementare i ricavi, vi faccio riferimento, non so, alla lotta all'evasione. Stiamo cercando di incrementare anche il servizio con la sostituzione del parco bus esistente. Sappiamo che gli autobus purtroppo sono molto molto vecchi, e questo perché? Perché negli anni passati non sono state effettuate delle politiche d'acquisto di autobus concrete, di fatto gli autobus non sono stati comprati. Quindi è evidente che stiamo anche intervenendo mettendo a disposizione di ATAC e quindi dei cittadini nuovi mezzi. Ricordiamo sempre 150 bus, ricordiamo altri 15 bus che arriveranno, che abbiamo acquistato in questi mesi con i fondi del Giubileo, arriveranno più o meno entro giugno.
stanno per uscire altri bandi, uno per il recupero dei minibus elettrici che abbiamo fermi nel deposito di Trastevere per recuperare, quindi sempre nell'ottica di come dire, usare quello che si ha e di rimetterlo in moto. E poi l'ha annunciato anche ieri l'amministratore comunale di ATAC, sarà comunque fatta una nuova gara per l'acquisizione di altri 150 bus in leasing che arriveranno quindi entro metà dell'anno prossimo. Insomma, le misure che abbiamo messo sul campo tendono a ripristinare un servizio di trasporto pubblico che deve essere normale, cioè il cittadino deve avere la certezza che scendendo e andando alla fermata dell'autobus possa arrivare al lavoro, a scuola in tempi certi. Ripeto, purtroppo non è un processo immediato visto la complessità anche delle procedure, insomma abbiamo delle gare da rispettare, delle tempistiche per la pubblicazione dei bandi, ma insomma siamo sicuri che stiamo andando nella direzione giusta. Senta, in chiusura invece, una sua battuta in merito alle piste ciclabili, al problema appunto della città, gliel'abbiamo già posta questa problematica, insomma, e il fatto che molti cittadini dicono che Roma ancora purtroppo, anche per, vabbè, io penso anche per l'estensione della città stessa, insomma la difficoltà, perché veramente è una città metropolitana enorme, e la possibilità di viverla anche appunto attraverso le piste ciclabili e quindi di muoversi anche con in maniera alternativa rispetto ai mezzi pubblici, insomma, al mezzo privato che è sempre l'automobile. Che cosa sta succedendo? Allora, sul fronte dei ciclabili abbiamo il progetto grande che già conoscete è quello legato al GRAB, siamo in attesa adesso di queste risorse che avvieranno la fase vera progettuale del GRAB. Fino adesso, insomma, quello che abbiamo presentato al Ministero, secondo quelli che erano gli step previsti dall'accordo, era un progetto di massima di tracciato. Adesso con l'arrivo di queste risorse che dovrebbero insomma transitare qui a Roma Capitale entro tempi piuttosto brevi, avremo la possibilità di andare quindi nella progettazione vera e propria. E poi abbiamo tutta una serie di altre piste ciclabili da realizzare grazie ai fondi del PON Metro, quindi fondi europei. Abbiamo anche delle risorse stanziate adesso in bilancio e c'è in corso un'attività di realizzazione progettuale per quanto riguarda la ciclabile di Via Tuscolana. Quello sarà un importante intervento che andrà anche a riqualificare, quindi un'occasione per riqualificare anche Via Tuscolana. Quindi su questo abbiamo chiuso una serie di progetti e adesso dovremo poi passare all'indizione di gare per poi la realizzazione dei lavori, insomma. Quindi diciamo che sul fronte delle ciclabili ci sono tanti progetti che consentiranno a tutti i cittadini romani di non soltanto utilizzare la bicicletta per dire durante il tempo libero o durante la domenica, ma anche come mezzo di spostamento sistematico verso la scuola o verso il lavoro. Grazie all'assessore Linda Medeo, l'assessore ai trasporti pubblici del Comune di Roma, per essere stata con noi a Radio Roma Capitale. Le auguro un buon lavoro allora. Grazie mille.